This is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me. So I've been flying from town to town Tutto bene, papere. Tutto a posto. Andre, grazie per i 30 Martino, grazie mille per il buonasera, tutto bene, Andre? Stai bene? Andre ti tolisello dopo un po'. Allora, e come stiamo, papere? Tutto bene? Tutto a posto, siamo cariche calde per la seratina. Siamo pronte per divertirci in allegria e eh? siamo pronte per fare del sesso pazzo! Sì, non so che siamo pronte esattamente! Allora, allora. allora Aru Mod. Ah, sì, l'ho deciso 5 minuti fa. Ho fatto Lizzy Aru mod. Ah, niente così. Ho fatto Hing A e ho deciso di fare aggiungere come mod. Ma non, non credevo servisse dirglielo. Non, non serve. <ride> Non serve, non serve dirglielo. Le ho fatte e basta, e via. Non, non, non credo, non credo, non, non, non pensavo servisse. Mandava e quindi l'ho fatto. Da quando c'è bisogno di chiedere il permesso alle donne? Scusa, non ho capito, cioè, che cazzo da. Eh. <ride> Sì, anche lei, Sì, sì, faccio, mod la, faccio la moderazione tutta femminile. Hai eh? visto che bello. Poi dicono che io di scrimine sono maschilista. Hai visto? Faccio la moderazione tutta femminile. Ah, Cocomerino, eh. grazie per i 5. Ma Dino, grazie mille per i sub. Saliu, grazie per i 7. Ma Dino. Allora, stasera. 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 Vabbè, capito. Favoritismi, no, no. È stata una cosa equilibrata. È stato frutto del caso. È stata una cosa equilibrata. Avevo un pool di 10 persone da scegliere. Ho usato Langinga. E il sistema Anginga mi sembra quello più equilibrato. Ah, oh, eh, voglio dire, più, più equilibrato di così... Voglio dire, più equilibrato del caso... Cos'è il sistema Anghinga? Ah, è facile, chiudo gli occhi e faccio Anghinga, il mod è questo qua, quello. scelgo quale sarà, il mod sarà questo qua, e poi chiudo gli occhi e faccio così. E questo è il sistema più giusto e equilibrato per non descrivere... Ma cosa c'è? L'odi rimane, ragazzi, l'odi non è che non è successo niente, tranquilli, non è morto. <ride> Solo che ho deciso di aggiungerne, quindi... E di conseguenza, conseguenza eh, mi sembrava il sistema più, più equilibrato e più giusto per scegliere tra un pool allora, di 10 persone e quindi voglio oh, dire non si può dire che faccia favoritismi e che discrimini quindi Mattia grazie per i tre Mattino grazie mille per il sub ciao Lezzi ah non te l'ho detto sei diventata mod congratulazioni allora stasera <ride> congratulazioni <bravi>. allora <ride> Speriamo non facciano casini. Tra... Speri speriamo, speriamo che non facciano casini. Perché... Siete ancora in prova, io ve lo dico. Eh, perché, qua, secondo me, mi trovo a mezza chat bannata nel giro di un quarto d'ora, io ve lo dico, vi tengo in prova, non si sa mai qua, voglio dire, fini finisce a merda. Tra una settimana, finisce <ride> tutta la chat, bannata Posso bannare anche te. No, a me non mi puoi bannare Arumi, mi dispiace. Io posso bannare te, io posso bannare i mod. Tu non puoi bannare me. Ricordati dopo tutto che il potere assoluto lo detengo comunque sempre solo io, non ci puoi fare niente. Lo detengo comunque sempre solo io il potere assoluto, tu non puoi farci assolutamente nulla. Allora, dunque, eh, però sai che mh, aspetta. Anginga, il mod è questo qua Quale mod andrà? Il mod sceglierò proprio questo qua Scusate, devo seguire il dito Ok, perfetto Perfetto, Congratulazioni Ludo Sei diventata mod anche tu Allora, stasera abbiamo Delle cose No, basta, ne ho fatti tre, basta Quante donne devo... mod devo mettermi Voglio dire, mi fai piangere, ma non, non, non è stato. cioè, è, è stato un hanging guy, io non c'entro niente. Non, non, è stata, non è stata io. È stato tutte donne. E eh beh, beh, qual è il problema? Sono più, aff sono, sono più affidabili in questo caso. Sono, sono più affidabili. Sono, più, sono, più, affidabili, sono più, più, più efficienti, in questo caso. Quindi, voglio dire, e, e poi why not? Così, così scusate, c'è ancora. Scusate, poi volete, volete dire, sì volete mettere il divertimento di fare battute misogene, farvi bannare io vi sbanno perché dico LOLXD, cioè è il massimo della vita voglio dire il... Brawl, grazie per i tre Dai, grazie per i tre così per far impazzire un po' le moderatrici voglio dire allora adesso non perdiamoci i non perdiamoci in quisquiglie. Tanto ragazzi, intanto voglio dire, ragazze, le regole le sapete. Non vi occupate degli sbagli Sogni che faccio Sono affidabili, efficienti, ti puliscono casa, la... ti lavano i piatti, ti puliscono, ti la, puliscono la, chat. la chat e <ride> se va bene ti fanno pure la cena. <ride> ti puliscono anche la chat non vi occupate dei ban e degli sban quelli li faccio io quindi di quelle non vi dovete preoccupare le, e parlo alle mie tre nuove moderatrici tranquilli eh, la conferma e il rifiuto dei ban faccio io che è una cosa che faccio anche durante le maratone quindi di quelle non dovete preoccuparvi per il resto le, le regole le sapete cioè, siete qua da 46 anni oramai sapete benissimo qual è il regolamento quindi non vi, non vi preoccupate dunque adesso senza, senza perderci in quisquiglie senza perderci in quisquiglie, io, io volevo vedere un paio di cosine, allora, eh, io volevo vedere un paio di cosine, di cui un video, di cui un video, un video molto, molto, molto sfizioso, allora. Poi una volta al mese dobbiamo stare attenti che ti trovi con metà spettatori perché abbiamo detto ciao. <ride> È vero, bisogna stare attentissimo. Bisogna stare attentissimi. Quella, quel giorno del mese bisogna stare attenti perché è, una, è un attimo. <ride> Aro mi minaccia di ban. Fa bene, allora <ride> aspetto un attimo. Ma ho la papera argentata. Sì, eh, quando hai fatto tot mesi di sub, ti viene la papera argentata. È così che funziona. E dopo tot di sub, ti viene la papera d'oro. Ma ti viene anche il cazzo d'oro. Quindi stai attento, ti viene l'uccello d'oro. La so, può sembrare strano all'inizio, sembra strano, però poi ci fai l'abitudine. All'inizio, la prima volta che ti abbassi le mutande, ti dicono: Cazzo, ma è il pisello d'ore, tu... Eh. Io sono sabato al canale di Andrea per mesi e mesi e quindi... Eh, so che ti dica. È, così, è così che purtroppo, però tranquilla, è una cosa, è una cosa che passerà. Non, 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 non. <ride> sì, brilla anche al buio, tra l'altro. È 24 carati, eh. pesa un po'. Pesa un po', però è la soddisfazione, però c'è la soddisfazione. Pesa un po', ma c'è la soddisfazione comunque. Tranquilli, non... è una cosa che molto. <ride> è un pisello dorato, guarda che è una soddisfazione incredibile, voglio dire. Buonasera, signor Andrea, e benvenuto a una nuova puntata di vita da partita IVA. <ride> sì. Nulla di speciale oggi. Sono andato in un negozietto di un operatore mobile a cambiare da team business a loro perché team mi rapinava. Eh? Oh, non l'avessi mai fatto. Visura camerale. Carte d'identità di mezzo mondo. Mm. Anche dei miei parenti già oltrepassati. Oh, oltrepassati, spero di uscirne da questo inferno da partita oh, IVA. Tra l'altro, Manu, oh, mi è sembrato di capire che adesso il forfettario eh, è fino a 85.000 euro annui. Eh. Quindi senti dal tuo commercialista, io devo chiamare il mio. Senti dal tuo commercialista, perché adesso se non superi gli 85.000 euro annui paghi meno di tasse, te lo dico. Quindi io adesso domani chiamo subito il commercialista. Il commercialista, gli faccio uè Allora, abbassiamo, no? abbassiamo le tasse, oppure no? Eh? Le faccio in napoletano, gli faccio ai ue, UE, abbassiamo le tasse o no, Che vogliamo? Che vogliamo fare? Infatti domani lo chiamo e gli chiedo per avere aggiornamenti interessanti. Tra l'altro, ragazzi, notizia incredibile. Bologna continua a confermarsi essere una città magica. Ah, non so se avete... è uscito un servizio, ragazzi, TG5. Una farmacia bolognese, tra l'altro pure nelle zone di dove vive Naomi, è stata chiusa e le farmaciste indagate perché spacciavano ossicotone. <ride> Prendevano ossicodone a uno spacciatore egiziano. <ride> Grande Bologna, grande Bolo Bologna continua a confermarsi essere una città. ma È una droga, praticamente tipo il Fentanyl, è una droga pesante che si dà a quelli che stanno male per mandargli in cassa. Grande, grande Bologna, ragazzi, è una città magica. Io non cazzo da dire. Cioè, Bologna, ragazzi, è una città magica. Cioè, io, io veramente. No no no, 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 no. Notizie di queste no. meraviglie, cioè. Iuri, grazie per la salvatina. Cioè, negli altri, negli altri città sono gli spacciatori che la fanno in laboratorio. Qua a Bologna la compri in farmacia. <ride> eh, voi vivete in città, voi ve la dovete fare in camper. Noi andate in farmacia e se ve me la vendo. <ride> Bologna è una città magica Una città magica ragazzi E continuerà a esserlo per me <ride> Tra le altre cose Tra le altre cose Non c'è truccato Con quello che dobbiamo vedere stasera Però ho visto questa cosa qui E mi ha riportato I flashback del Vietnam Dragon Ball GT Collection E Goku fra 10 anni Avrà trovato le sette sfere del drago Avrà trovato le sette sfere del drago Ma che cazzo Io vado Grazie per i 15 tiro. E che fine avrà fatto Pilaf Dragon Ball GT Collection, la serie mai trasmessa in tv Un è po già medica, eh? con la prima video, il fascicolo e le prime GT Cards a sole 6.900 lire. 6.900 lire! E per tutti gli appassionati, Dragon Ball Z Collection, la prima video composta 6... a sole 6.900 lire. Dragon Ball GT e 6... Dragon Ball Z Collection, due collezioni galattiche. 6.900 lire, porca troia! <ride> Porca troia, 6.900 lire! Che canne lire, miglia. quanto vecchio! La cosa bella è che sta roba, io le collezionavo anche. Quindi mi, mi fa molto ridere vedere dopo tipo 25 anni questa roba che io, che io collezionavo pure. Per cui. Che voi, tanto ci avete fatto caso che il, il, quello che parla è Trunks. Sentite. Che fine avrà fatto, Pilato? Dragon Ball GT Collection. Ragazzi, è Trunks. È Trunks che sta facendo lo sponsor a Dragon Ball GT. <ride> è Trunks che sta facendo la pubblicità a Dragon Ball <ride> quanto quant è figo questo Inception quanto è figo l'Inception di Trunks che fa la pubblicità a Dragon Ball <ride> bellissimo comunque al di, là, al, di là di questo, al di là di questo io volevo vedere questo video che tra l'altro questo, questo video mia, mia, io allora non, non l'ho Neanche, cioè, l'ho leggermente eh, spulciato, ma poco. Si chiama I ladri di YouTube. E sono 15 mesi con il nostro leader Andre Re delle Papere. Per festeggiare questa sera, picchio la mia fidanzata e la obbligo a fare del sesso non consensuale. Non sono un maschilista Un saluto, patotone sborroso. <ride> Basta sedarla, non devi liberarla. Grazie per il qui, qui, qui si chiama i ladri di YouTube. E, e io già so, io già so che sono nel video. Io lo so perché... Io lo so perché... Uh, mi sono reso conto di questa cosa quando uscì un video di Twinner. Mi interessava il video, ma mi interessava anche il parere di Andrea del 1988 a riguardo. Sapendo che l'avrebbe visto, ho pensato di risparmiare tempo aspettando di guardare la reaction. Questa cosa ha danneggiato l'algoritmo di, di Twinner nel mio caso singolo, no! Ma se diventassimo in tanti a farlo, diventerebbe un problema. Quindi io so già che questo video ci sono anch'io poi ho trovato un altro commento che gli ho risposto subito perché mi ha fatto morire da ridere eh, uno che ha rotto le palle con questa cosa è Andrea, eh, gli, ho, gli ho risposto a condivido non, non, sapevo, non sapevo non sapevo cosa scrivergli uno che ha rotto un po' le palle con questa cosa è Andrea 88", io ho risposto a condivido sono, sono assolutamente d'accordo con te, hai ragione ho proprio rotto le palle, dovrei proprio smetterla sono assolutamente a favore di questa cosa andrà, grazie per il nome Martino. però ovviamente siccome alla fine eh, Siccome alla fine io ho un codice, un codice di condotta morale che mi porta ad avere come sempre preoccupazione, ho, ho scritto subito a Sedia due gambe, perché è fit Sedia due gambe, gli ho scritto subito su Instagram, gli ho detto Sedia ti prego dimmi se ti da fastidio che faccio le reaction, smetto subito ti prego dimmelo e lui mi ha detto fortunatamente no tranquillo mi fa piacere, ci mancherebbe il video non parla solo di quello, io non so di cosa parla esattamente perché devo ancora guardarlo, però io subito mi ero andato nel panico, mi ero preoccupato, ho detto oh mio dio Sedia mi odia, no fortunatamente no. Fortunatamente è ancora contento che faccio le reaction. Per fortuna. Adesso vediamo un attimo di cosa parla il video. Perché, no, non sembra, non sembra che ci sia molto. Io. In un futuro non molto distante, su internet, le reaction sono diventate una routine. La sedia! Grazie per i quattro palazzi. Va bene, facciamo una live dove limoniamo furiosamente, va bene, sono d'accordo. Facciamo sesso anale violento, va bene. Internet è cambiato. Non riguarda... Orco dio, i miei timpani però. Non più creatività ideali o qualità. È un'infinita serie di reaction create da Reactor e ripostate da Primo. Fribu... Mi sono spaccati i timpani. Le reaction. Ma è lui veramente, tra l'altro, scusami un attimo. Sì, è lui, perfetto. <ride> Scusami, pensavo. Pensavo avessi verificato, Sedia. Sì, yeah, Mi è venuto il dubbio. <ride> Fiusami mi sedia! Pensavo avessi il verificato. Mi era venuto il dubbio. Allora sì, va bene, facciamo stesso gay. Non, 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 non c'è alcun problema. ...e qualità? È un'infinita serie di reaction create da Reactor e ripostate da Freebooter. Le reaction e il loro consumo dei contenuti sono diventate una macchina ben oliata. Twitch è cambiato. I creator reactano ad altri creator che vengono a loro volta Freebooter. L'incredibile spam di contenuti rubati li potenzia algoritmicamente. Algoritmo, informazione, contenuti. No, in realtà, no, in realtà. Eh, è, 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 in realtà la cosa, la cosa è più simile a questa. Questa, guarda, ti faccio vedere. No, però, aspetta. Ok. Ok. No, guarda, le, in, in realtà la cosa, la cosa è più simile a questa. Guarda, ti faccio, ti, ti, faccio vedere, ti faccio vedere più o meno come funziona. sedia funziona così, guarda. Youtuber che crea contenuti impegnandosi, sbattendosi. Utente che sperano di attirare al loro video. Io più o meno è così. <ride> Vini, grazie per te. Il riassunto più o meno è questo. Hello there. Vini, grazie di amante. grazie per il trailer. <ride> sì, è vero, la panza c'è, però, dio mio, non ce l'ho così tanto esposta. Dai, non sono così obeso. Sì, sì, fa, fa adesso è anche il verificato. Sedia, come è possibile? Sei bravi. Ah, perché non hai selezionato l'icona, ok? Sì, sì, ma facciamo del sesso, ok? Insieme a Poldo. Tra ah, a proposito, ho visto che Poldo ce l'ha con, con le mie orecchie da gatto. Digli che non rompa i coglioni perché sennò lo riempio di bacini sul nasino quando lo vedo. Tutti sono controllati. Tutto è adattato e tributato allo stesso modo. YouTube è cambiato. L'era della creatività è diventata l'era delle reaction. E chi controlla... Un po, un po' è vero. L'algoritmo controlla le masse. I creator sono cambiati. Quando tutti ti a qualunque cosa, riciclare contenuti diventa routine. Ok, Solid state, datti una calmata, insomma. Per fortuna non siamo ancora messi così male, e credo. Vabbè, a grandi linee, per adesso in realtà non ho nulla da dire, perché. Credo tu abbia detto un paio di stronzate, ma per farti capire al meglio che intendo, oggi ti parlerò di un tipo di contenuto famosissimo in Italia, che eh? potrebbe diventare un gigantesco problema, e che tra l'altro lo è già su YouTube America. E quel problema è i React Content, <ride> o i contenuti di reaction. Presente, Pre sono io, amici! <ride> Sono io, bambini! Prima di cominciare, però, vorrei mettere in chiaro una cosa. Questo video non è fatto per mettersi a fare la guerra a creator famosi che magari persino tu ed io... Eccomi! Sono io! Guarda, ci sono! Sono nel video di Nate! Guarda, mamma, sono famoso! beh ha ragione Nate, Nate, ha, fatto, Nate ha fatto benissimo io, io, provo, io provo la sua scelta di inserirmi anche perché c'è. seguiamo si so sì, ho cliccato qua so, ha fatto bene Terenzo grazie tiro, ha fatto benissimo io penso di essere il re delle reaction quindi se non ne avessi incluso mai mi sarei alcofeso ecco, quel problema è i react content o i contenuti di reaction prima di cominciare però vorrei mettere in chiaro una cosa questo video non è fatto per mettersi a fare la guerra a creator famosi che magari persino tu ed io seguiamo ma bensì per criticare certi tipi di comportamenti che molte persone che portano questo tipo di contenuto spesso adottano e per mettere in vista dei problemi portati da esso che comprendo che in molti casi io non ci hai mai pensato o non sono per niente scontati da comprendere Beh, Ma vediamo, sono vediamo. presenti e possono facilmente danneggiare il resto dei creator Detto questo però cominciamo Giusto ma a me che cazzo me le frega del resto dei creator No perché questa cattiveria è incredibile a gratis vergogna, hai ragione sono, sono, un sono effettivamente un po' una persona un, sono un po' una persona orribile, me ne rendo conto me, me ne rendo conto, sono un po' una persona orribile, effettivamente se vuoi fare reaction devi essere un po' una persona orribile però io, io ho sempre dei sensi morali di colpa, infatti io chiedo sempre alle persone se posso fare le loro reaction perché ho sempre paura che la cosa le dia fastidio, e, e, e purtroppo ragazzi lo so, non dovrei, lo so, però purtroppo continuo ad avere questa moralità continuo ad avere questa sensibilità ogni volta che faccio un video reaction dico posso farlo, per favore, con gli occhietti tipo uffu, uh, uh, così, perché sennò no mi sento in colpa eh, però dovrei smetterla, cioè dov dovrei smetterla, dov dovrei proprio rubare i contenuti altrui e basta, voglio dire cioè vaffanculo, non ho capito cioè, perché se i napoletani possono rubare gli orologi non posso rubare i... <ride> ah no, aspetta, ho fatto ludo moderatrice, devo cambiare de devo cambiare, devo cambiare devo cambiare città, perché sei calabrese <ride> Questo non è un mindset da imprenditore. Esatto. Dovrei pensare più in grande. Siamo da zero. Perché per comprendere al meglio il video, credo sia prima essenziale comprendere cosa sono i contenuti di reaction e perché vengono guardati. Beh, per cominciare, credo che sia importante sottolineare il fatto che ce ne siano di diversi tipi. Ma mm -hmm. nel mondo online, oh, principalmente, c'è chi li fa attraverso video, come c'è anche chi li streama e successivamente riposta il tutto su YouTube. Poi magari c'è chi ne fa più velocemente attraverso contenuti più corti, come shorts, reel, eccetera. Vabbè. In, fondamentalmente i miei vengono guardati perché io dispend dispendo incredibili perle di saggezza. Dalla levatura intellettiva superiore O dico una squintalata di stronzate Quindi di conseguenza eh... Poche parole io, io, sono un po', io sono un po' come il dannunzio Delle reaction sono un po' come il danno. Io prendo l'opera di qualcun altro e la miglioro! La rendo migliore! La elevo! Io prendo le opere di comuni miseri mortali senza fantasia né alcun tipo Hello di there. ingegno e dicendo una, se una sequela di stronzate sesquipedali le elevo a opera. D'arte, voglio dire. Sono un sommelier della reaction. Giorgia, grazie per i 10, per Sono un sommelier... Sì, tipo Sedia, che veramente... Sedia fa proprio dei video di merda. No scherzo, sedia. Non riesco neanche a essere cattivo con sedia perché gli voglio bene, poverino. Non ce la faccio. Riesco, riesco a essere cattivo più con Twinner perché mi diverto con sedia non ce la faccio. Gli voglio bene a sedia, non riesco a farlo strozzo E come dice la parola stessa, solitamente quando si parla di reaction. Adesso sedia vi manda 87 strike, il canale è buttato. <ride> Domani 15.000 copyright strike, canale chiuso. Eh... E <ride> Meno male, se ne sono contento. Si tratta della reazione ad un determinato contenuto da parte di chiunque che ad esempio può essere, che ne so, una risata, un commento. Aspe sei senza due costole darti piacere da solo anche certo andre anche ovvio cioè why not voglio dire persino una critica queste reazioni possono essere riguardanti diversi tipi di media anche se solitamente sono rivolte verso contenuti di altri creator ed anche se a livello algoritmico parlerò principalmente di ciò nell'ambito youtube possono essere fatte in praticamente qualsiasi piattaforma e sono spesso regolate in diversi modi anche mm -hmm. se moltissime volte vengono postate senza né il permesso da parte del creatore originale del video né quello del reactor stesso sui canali giusto, giusto, cioè vaffanculo non ti devo chiedere l'autorizzazione, giustissimo cioè te lo ruba e basta da quando in qua i ladri chiedono il permesso, scusate avete mai sentito un ladro entrare in casa a chiedere, scusi posso rubare la televisione no, la ruba e basta, scusate cioè i ladri adesso chiedono anche il permesso, ma cos'è questo Da quando le cose non sono mai funzionate così, cioè i ladri rubano e finita lì, cioè voglio dire, non è che, cos'è questa, 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 questo è politicamente corretto nel furto ma ah, youtube di Fributerac Caso. Ed ora ti starai chiedendo ok figo, ma non ho ancora capito perché così tanta gente preferisca guardare gente che guarda video di altra gente insieme ad altra gente. Beh, Boh, forse quindi posso ripostare il tuo video senza chiedere, sì, puoi farlo. Sì, sì, puoi farlo, non ho mica problemi in merito, ci sono un sacco di, di persone che ripostano i miei video. Se vuoi, se vuoi, se vuoi farlo, fallo. Beh, ho trovato diversi motivi perciò, ma credo ce ne siano due. Ah, anche perché sarei un po' ipocrita a dirti di no, giusto? Cioè, sarei un po' ipocrita. Sarei un po' sare... sarei un po' ipocrita a dirti di no, vero? Come me non ti dà fastidio? Perché sarei ipocrita, sarei ipocrita. Scusami, io vivo di reaction, sarei ipocrita a dirti no, io sono il primo che lo fa e che ti dico: no, a te! Scusami. Sarebbe, sarebbe un po' ipocrita come cosa, se ci pensi, eh? Quindi. <ride> Voglio dire, con tutto il bene. Ladro sì, però coer sono un ladro, però sono coerente come ladro alla fine quindi. Principali di cui parlare: il primo è la pura relazione parasociale che tutti, almeno parzialmente, abbiamo con il nostro streamer preferito. Ricordo che fece un video parlando dell'argomento poco più di un anno Mimo, fa. Ma lo spiegherò ricordo, comunque in velocità di cosa si tratti per chi non ne ha sentito parlare più di tanto. Una relazione parasociale è un tipo di relazione particolare con un altro essere umano, perché al contrario di una normale amicizia o conoscenza con qualcun altro, va in una sola direzione. No, nel nostro caso no, però. Nel nostro caso credo che sia anche vagamente bidirezionale. Visto che comunque ci mandiamo a fanculo tutti i giorni e eh, ci scriviamo messaggi sessuali. Per cui direi che nel senso... Nel, 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 nostro, nel nostro caso un po' meno, dai. Nel nostro caso alla fine abbiamo una relazione un po' più bidirezionale. In questo tipo di relazione solitamente il fan di qualcuno sviluppa una connessione con esso senza che abbia la minima idea di chi sia. E nell'ambito della creazione di contenuti... Vabbè, con chi fa riscossola macchina. Ancora di più con chi principalmente streama. Beh, praticamente chiunque ad un livello ha una relazione. Parasociale con qualcuno. Però ciò non risponde completamente al motivo per cui. Ah sì sì, io avevo una relazione parasociale nei confronti di Jeffrey Dahmer, incredibile, veramente. Mi identificavo un sacco in un cannibale omosessuale serial killer. ...le persone guardano questo tipo di contenuti. Infatti, credo che solitamente sia non solo per relazioni parasociali bla bla bla, ma anche perché se fatti bene. possono così ecco, sono di nuovo io che rido! Essere utili ed arricchire il contenuto. Non solo per relazioni parasociali e bla bla bla, ma anche perché se fatti bene possono essere utili ed arricchire il contenuto originale. Dando una... Oh, rate! <susurra> 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 Abbiamo una relazione da 30 mesi a Wawu. Dov'è il mio regalo di anniversario? Stupidino! <ride> <ride> Il nostro mesiversario Yang è un bacino telematico. Mua. Dove sei? Cazzo, non vedi le orecchie da gatto che sbucano da dietro? Non, non, non vedi le orecchie. De de devo devo, devo, veram devo veramente Devo veramente fare così Cioè, in quei quattro frame che ci sono. Per cui le persone guardano questo tipo di contenuti, infatti, credo che solitamente sia non solo per relazioni parasociali e bla bla bla, ma anche perché se fatti bene possono essere utili ed arricchire il contenuto originale. Dando una prospettiva diversa direttamente, e spesso in live da parte di un'altra persona. Che probabilmente. Mi, mi, mi piace mi piace che Nate abbia preso il frame dove io bevo un <ride> grazie. Piace che, mi piace che, abbia preso il pezzo di video dove io bevo un <ride> Questo, questo, immagino a indicare il fatto che sia mezzo esaurito di base Ma ci sta, lo capisco perfettamente Mentre segui o perché ti fa ridere O per la qualità del suo commentary O altre caratteristiche che rendono le sue live interessanti ma... Grazie Nate, grazie <ride> Palesemente stai parlando di me <ride> Grazie Nate <ride> Ordinario Anche perché magari chi reacta è una persona o più persone con cui probabilmente tendi a concordare E che hai voglia di ascoltare per il fatto che magari hai pure ideali simili ad esse Poi vabbè qua No, non è questione di avere ideali simili ad esse È semplicemente che io verbalmente sono più bravo di chiunque altro E quindi io concordi con me o hai torto semplicemente Quindi mi spieghi come bannare una persona nello specifico sesso. devi cliccare nella spada sotto della chat per andare nella modalità moderatore e dopodiché clicca sul nome della persona e sulla destra ti compare banna, segnala, sospendi eccetera eccetera qua potrei anche inserire il messaggio di non prendere tutto ciò che dice il tuo creator preferito come oro eccetera ma onestamente ne ho già parlato e straparlato e non poi che... la puoi sbannare la puoi sbannare anche eh, immediatamente o puoi bannarla e risbannarla ogni 5 secondi se ti va Vedo che se mi segui in questo canale o anche nel secondo tu voglia risentirlo per la sedicesima volta ma se ti può interessare è parte del video di una cosa come mezz'ora su Metal Gear Solid 2 di internet che Cristo Dio ci misi un secolo ad editare e fidati che ti piacerà. Quindi se non l'hai visto se ti va ti prego faccio un salto dopo aver visto questo video please. E fin qui... Ah eh, io l'ho visto Nate quindi... Tutto figo ma c'è un gigantesco problema che è così grande che i reactor stessi spesso vengono visti come nient'altro che dei totali parassiti che vivono di contenuti altrui. Prende... Ma allora un po' è vero, cioè nel senso non, non posso... Allora un po' è vero perché questa cosa qui è un po' innegabile, non è che posso negare che effettivamente utilizziamo il contenuto altrui. Certo, mi rendo conto, giustamente voi spesso mi dite Andrea, dovresti smetterla di fare reaction eh, guardando dei video, dei video e reactandoli per fare contenuto Dovresti fare, eh, non so, mh, come Twinner o Nate che fanno commentary Quindi prendere video altrui e reactarli per fare contenuto <ride> Sto scherzando Nate, non mi segnalare il canale Sto scherzando, lei ti prego non mi segnalare il video. E comunque, <ride> devo dirla a Twitter questa cosa. Adesso, dopo glielo scrivo su Instagram a Twitter. Gli dico Twitter, ma la smetti di prendere video e notizie di altri per sfruttarle per farci reaction? Perché non ti fai dei contenuti tu. Sì, dopo Twitter glielo lo scrivo subito. No, comunque, allora, questa cosa qui, questa cosa qui, un, un, po è, un po' è vera, un po' è vera perché effettivamente noi prendiamo i contenuti di altri. Il punto è come fai le reaction alla fine. Cioè, alla fine, alla fine, il punto è come fai le reaction. Dipende che cosa fai. Cioè, nel senso, se non ci metti del tuo è molto probabile che ti segnalino il video abbastanza velocemente. Anche perché a me è capitato, a me è capitato, e fortunatamente, dico fortunatamente. Che alcuni video reaction che ho fatto di alcune cose si sono salvate mentre il video, invece il video originale da cui l'ho preso è stato buttato giù. E fortunatamente alcune mie reaction si sono salvate perché c'era il fair use. <ride> Fiu! C'era fortunatamente il fair use, che diciamo è un po' il nostro salvaculo, se no saremmo tutti rovinati. Veramente. Uh, ah, le bet. No, vabbè, adesso Ludo te lo spiegherò con calma per le bet perché è un po' più lunga tranquilla, ma poi vi spiegherò tutto per benino. Quindi, 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 quindi nel senso, fortuna, fortunatamente, fortunatamente mi salvo per quella cosa lì. Però, ragazzi, è vero, cioè, che cazzo ti devi dire? Alla fine è vero, cioè, quello, quello che dice ha ragione, cioè, non è, non è negabile. Prendiamo i contenuti fatti da altri, ed è come se guardassimo la TV insieme. Praticamente è come se io come se fossimo tutti insieme in un salotto a guardarci la televisione tutti insieme, praticamente, solo che l'unica differenza è che la guardate attraverso i miei occhi, è quella la differenza, quindi non, non, non mi sento neanche di dire che ha torto perché alla fine è, è vero e dipende come fai la reaction però, cioè se fai una reaction e stai così... <ride> quello 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 effettivamente Enrico grazie per gli utili, allora, ma no, quello effettivamente, quello effettivamente <ride> potrebbe potrebbe non essere potrebbe non essere il massimo, però lì dipende, Prendendo so. roba dagli altri senza fare una sega e creandosi incredibili firme di video sfruttando roba fatta da altra gente che Wow, wow, wow ma che fai? Di... Esatto. <ride> di senza preavviso. Comunque, datti una calbata perché non è sempre come dici tu. Sedia, Nate ha appoggiato il tuo sedere su di te senza preavviso. E perché io non posso farlo? Cos'è questa mafia? Anch'io voglio appoggiare il mio sedere su di te. Uffa. Sempre agli altri il divertimento. Innanzitutto bisogna capire in che modo i contenuti di reaction possono essere un problema. Ok, cominciamo partendo dalla macchina spietata che condiziona la vita di un creator e fa più vittime di un video di Stumble Guys. L'algoritmo di YouTube. Immaginiamo che cominci a fare video e ci stai subito in fissa, con Prendi le basi dell'algoritmo e le sfrutti per fare più visualizzazioni, tipo come far cliccare il tuo video e come far vedere abbastanza contenuto. Più queste cose sono alte, più l'algoritmo ti premierà facendo vedere il tuo contenuto a più persone. E il tutto ovviamente cercando di fare cose che ti piacciono e non fare l'ennesimo video cringe che guarderebbero solo gli iPad Kids. Ma questo richiede impegno, studio, cercare di migliorare il tuo editing, la tua scrittura, imparare a parlare bene, cercare di rendere il tuo contenuto più interessante possibile, lavorare sulle copertine, sui colori, su ciò che piace alla gente, su questa cosa. Io mi ammazzo, non ce la faccio. Faccio più questa cosa che si sta sciogliendo il Ma spesso <ride> <ride> Sedia, che succede? Sedia, dimmi parlami, se hai dei problemi, parlane con me, raccontami se hai dei disturbi, dimmi tutto. Che succede? sedia Sei in un momento di esaurimento, che hai fatto? Dimmi tutto, parlami. Un certo tempo, infatti, pensaci un attimo, solitamente ogni contenuto viene creato attraversando alcune fasi, che possono essere diverse per tutti, a parte il trovare l'idea, a meno che non hai un canale AI completamente automatizzato, c'è chi fa... Vabbè che dipende, come, faccio a fare... come si fa a fare contenuti originali su Twitch? È impossibile, cioè, puoi fare gaming, come fai? Ma, 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 in, realtà, ma in, realtà vuoi sapere, in realtà volete sapere qual è il motivo per cui spesso, cioè per cui praticamente tutti o quasi tutti fanno reaction in questo momento? Guarda, ve, ve, lo, ve lo dico io qual è il motivo, guarda. Eh. Guarda. Vabbè, due anni fa, ok. Aspetta, dimmi, dimmi, dimmi quando vedi il dimmi quando vedi un videogioco, eh. Di dimmi quando vedi il gameplay di un videogioco, eh. No, sto, sto aspettando, eh. Io, io non li vedo, ah, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. FNAF, che è uno dei videogiochi più seguiti in assoluto. Il, il, mot il motivo per cui la gente fa reaction è molto, molto, molto semplicemente il fatto che alle persone piacciono, è la verità. Cioè, nel senso, se, re se le reaction non, la gente non le guardasse, nessuno li farebbe più, alla gente piace vedere le cose insieme. Sì, ovvio, quello vi l'ovvio anch'io, ma perché alla gente piace vedere le cose insieme. È per quello che fanno, per quello che le reaction vanno tantissimo. Alla gente piace vedere qualcosa insieme allo streamer. È, è, quello, è quello il punto. Se domani nessuno cagasse più le reaction, nessuno le farebbe più. Fa video passando per la scrittura, la registrazione, l'editing di esso, mentre c'è chi semplicemente preferisce improvvisare e cominciare direttamente dalla registrazione. O chi invece porta gameplay e quindi ha bisogno di uno stile completamente diverso. E la stessa cosa vale per le copertine. Per quanto in qualsiasi caso il lavoro che inserirai in un tuo contenuto dipenderà sempre dal tuo genere di canale e soprattutto da ciò che vuoi creare. Fatto sta che ogni fase della creazione richiederà un tot di lavoro, a meno che non skippi completamente il tutto attraverso le reaction. Perché. Presente! Sono io, mamma! E pensaci un attimo, per creare un tuo contenuto puoi ad esempio trovare l'idea per esso da solo, pagare qualcuno per farlo al posto tuo, oppure aprire la home e reactare a qualcosa a caso. Oppure hai bisogno di uno script particolare? Beh, puoi scriverlo da solo, pagare qualcuno per scriverlo al posto tuo, oppure reactare al video di qualcun altro nel giro di 20 minuti. Aspetta, come dici, vuoi inserire nel tuo contenuto un certo stile puoi, di più? Puoi item pagare che pensi qualcuno più scorrevole? Puoi farlo da solo, pagare qualcun altro per farlo. Nate, basta, ho capito, va bene. E penso che la ha capito l'utente medio che sta guardando questo video e che non si è ancora iscritto al canale? Il motivo per cui le persone fanno contenuti reaction è perché, indovinate un po', è più facile. Che Mi fare sono visto originali. per un attimo. Questo non solo permette di fare video e live più facilmente, ma dà Vero. anche la possibilità di creare vere e proprie farma di contenuti, etichettando il tutto come contenuto trasformativo di critica. <ride> Non, no, non svelare l'arcano, ma scusa. Ci abbiamo messo così tanto tempo a far passare questa roba per contenuto trasformativo di critica. Arrivate voi e ci smontate tutto, scusate. Tutta la fatica che stiamo facendo per far passare questa roba così è subito trache, cioè voglio dire. Adesso che scusa invento io? Scusami. Che scusa mi posso inventare io prima di fare dei video? Copiare e incollare copertine, mettendoci la propria faccia o reagire a contenuti virali che inevitabilmente copiare le copertine mettendoci la faccia ma tu sei pazzo ma chi ne ha voglia di fare sta roba io faccio reaction non c'ho cazzo di voglia di fare sta roba qui ma che sei pazzo io io <ride> E mi faccio fare le copertine da nomi tramite un'intelligenza artificiale. Le incollo tutto uguale tutti i giorni. Ma che stai scherzando? Ma cos'è sto sbatto di inventarsi addirittura le copertine personalizzate? Ma qui siamo impazziti completamente. Mettendoci la propria faccia o reagire a contenuti virali che inevitabilmente andranno di nuovo virali perché sto dannatissimo sistema è fatto in questo modo becero. Ma questo è un problema principalmente morale, no? Perché alla fine è come quando qualcuno copia da un altro senza premesso a scuola. Ma sti cazzi, non c'è alcun vero danno se non quello di sfruttare il lavoro di un altro e tanto... Le persone che hanno cliccato nella reaction che sia fatta in live o su YouTube non cliccherebbero di base il video originale. Mi dispiace, Nate, eh. ma non è così. Dipende, dipende. Dipende dal creator, dipende da che tipo di reaction è, dipende da tante cose, in realtà. Io ho avuto persone che mi hanno esplicitamente chiesto nei DM di Instagram: ti prego, Andrea! <ride> Ho fatto un video nessuno mi caga. Puoi farlo vedere in live? <ride> Ho bisogno che guardi il mio video in live. Ah, devo fare pubblicità al canale. Quindi dipende perché ci sono persone che mi hanno implorato nei DM di vedere il loro video in live. Così come ci sono persone che non ne hanno assolutamente bisogno. Vedi, ad esempio, la sedia non ne ha bisogno. Va Andrea, cioè, non c'è bisogno che mi imiti. <ride> No, tu sedia non hai proprio, <ride> tu sedia, non hai proprio bisogno. Cioè, sedia, Poldo e altri content creator non ne hanno assolutamente bisogno della mia pubblicità, o se ne hanno bisogno, ne hanno un bisogno veramente minimo. E quindi di conseguenza le parti si invertono. Sono io che scrivo e gli dico: ti prego, posso fare la reaction al tuo video, <ride> non mi fa andare per favore. Cioè, se le parti si invertono completamente. <ride> Le parti si invertono completamente ed è, è, è vero che effettivamente vedere un video in live aiuta anche la pubblicità perché è vero effettivamente. Però, d'altro canto, è altresì vero che se dopo... Cioè, è altresì vero che dipende la percentuale. Cioè, una percentuale di persone sicuramente vedrebbe il video solo se lo vedi te e non vedrebbe il video originale se non ci sei tu. Mentre altri, invece, sicuramente aspettano di vedere il video perché lo vedi te e quindi non lo vedono loro. Ragione per la quale, effettivamente, è vero. Non, non è una costante fissa, non è, non è per forza detto che funzioni sempre... Funziona bene, ma non sempre. E più è grosso il creator, più non... non questa cosa va, va a sfavore del creator stesso. Anche se c'è sempre da dire che comunque sia io, a onor del vero, su questa cosa l'ho sempre fatto. Ho sempre chiesto il permesso di fare le reaction a chiunque, di qualsiasi, a qualsiasi persona. L'ho chiesto ai The Show, che mi fa ridere perché mi ringraziano di fare le reaction. Io, io sono contento, eh, per l'amor di me. Io sono contento, no, non credo ne abbiano bisogno. Io sono contento, l'ho allora, chiesto ai The Show, l'ho chiesto a Sedia, a Poldo, a Cristo, a Twiner. Io lo chiedo sempre prima, non si sa mai perché non, 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 non mi va. Quindi io ho sempre chiesto, posso farlo? Per adesso, fortunatamente, nessuno mi ha ancora detto di no, quindi per fortuna a Mr Beast ma guarda adesso Audos ti voglio bene ma Mr Beast io non credo gliene freghi una ceppa di cazzo delle mie reaction sì anche Ratrick ovvio non penso gliene freghi cioè Mr Beast fa 200 milioni di visual a video non credo che le mie 570 <ride> Eh, lui è talmente grande che non gliene frega un cazzo, cioè, che cazzo, ma sai cosa gliene fotte Di Dio che faccio un video, cioè, non gliene può fregare di me, che lì, lì è su un altro livello, cioè, nel senso... Perché reagire al video di qualcuno gli può dare della visibilità di sicuro, ma può anche danneggiarlo algoritmicamente. È vero un YouTube po'... È, vero. è una costante competizione, dato che in ogni momento nella piattaforma ci sono un numero limitato di persone. E quindi un numero limitato di visualizzazioni che ogni creator avrà la possibilità di ottenere. Di conseguenza, vero. se una persona fa più visual, l'altra ne perderà. Ma spesso le reaction... Sono viste in un modo totalmente diverso Ovvero come un aiuto al creator Che sta venendo reagito Sì, sì in alcuni persone casi persone sì che Magari non lo conoscono ma qui entriamo nella zona del Nessuno sa effettivamente quanto impatto Possono avere sul contenuto originale Anche se per quanto ne so tecnicamente è vero C'è un livello anche se abbastanza basso Di iscritti e visualizzazioni in più portati Al creator originale da una reaction Ma per... Poi in realtà c'è anche da dire se posso dire la verità C'è anche da dire che io ho elevato Questo concetto al quadrato okay. Cioè Byron grazie per il 19 c'è anche da dire che io personalmente ho elevato questo concetto al quadrato, all'estremo stesso, perché io spesso e volentieri i video che vediamo insieme, uno ad esempio che volevo vedere dopo con voi per, per la prima parentesi, è questo qua, Oscure Presenze, che è un programma. Chi l'ha messo su YouTube? Un tizio che lavora per l'emittente televisivo? No. Quindi io rubo i contenuti rubati delle persone. Io ho elevato questo concetto alla massima potenza. Cioè, io rubo a chi ruba, proprio. E quindi, per antonomasia, io sono il buono perché secondo la, 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 la regola se rubi a chi ruba, vuol dire se tu sei il ladro dei ladri, vuol dire che alla fine sei buono, quindi alla fine vedi tutto torna perfettamente, tutto quadra perfettamente, alla fine io ruba a chi ruba, quindi sono per antonomasia il buono in assoluto la prima cosa, solitamente non sono più di tante ed in qualsiasi caso non puoi nemmeno sapere né quante saranno e soprattutto se le persone che guardano la tua reaction avrebbero cliccato l'originale in caso gli fosse comparso, e che si tratti anche solo di boh, 1500 visuali in più, Tecnica sono sempre potenziali visualizzazioni inculate da qualcun altro. Di conseguenza, l'unico vero. Io sono provato a chiedere a Discovery una collaborazione, non mi hanno cagato, porca Troia. Non mi hanno risposto, ci ho provato. Ho mandato a Discovery Plus, a Discovery Channel, lì eh, gli ho chiamato una mail con scritto: se vi pago una quota mi date accesso i permessi per guardare i vostri video. Non mi hanno cagato, porca puttana. Quello mi sarebbe stato tanto comodo avere i permessi per guardare i loro video, porca troia. Le avrei pagato alcuna una percentuale. E fu così che adesso tutti i creator trovaron trovarono questo sistema, adesso tutti i creaton chiedono una quota, una percentuale <ride> funz funz funzionerebbe benissimo, io ho un solo merito io ho un solo merito e me lo accollo tutto, e io questa cosa qui me la collo perché me la collo io ho fatto diventare famoso Giorgione quello è l'unico merito che mi accollo. Io sono la persona che ha fatto diventare famoso Giorgione. Perché da quando ho cominciato a vedere Giorgione io, è sbucato da tutte le parti. Ovunque! Ovunque! No, 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 no! No, no, non è vero. Era già conosciuto prima. Era già conosciuto prima, ed è vero che era già conosciuto prima, è verissimo, è verissimo. Però da quando ho cominciato io a fare le reaction, sono comparsi i meme con le frasi a doppio senso. Sono comparsi i suoi video ovunque. Tutti ci hanno fatto le reaction. No, no, lui era già conosciuto prima. Ma nel mondo, nel mondo digitale, nel mondo internetiano, io gli ho dato un boost della Madonna, Giorgione. E questo è innegabile. Questo è innegabile. Io gli ho dato un boost mostruoso, a Giorgione però, modo che mi viene in mente, con cui puoi essere sicuro che sia morale o giusto. Adesso gli chiedo dei soldi esattamente. Fare la reaction al content di qualcun altro. E chiedendo il permesso al creatore originale prima di farla. Anzi, su sì, questo sono d'accordo. Su questo sono d'accordo. Non, non, non si. Non, è, sbaglia, non, non si dovrebbe fare reaction senza prima chiedere il permesso. Su questo sono d'accordo. E se sarà onesto con te, signor visualizzatore selvatico, credo che in realtà a buona parte della gente non importi troppo ed anzi, gli piace essere reactata. Ad esempio. Sì! E io stesso sono contentissimo di quando qualcuno reacta ad un mio video e se ci fosse... meno male Netron mi segnala per fortuna. <ride> Vero male, numerò segnalato. C'è un modo in cui si potesse essere sicuri che effettivamente una reaction possa essere sempre moralmente giusta. Verso altri creator, oltre a chiedere prima il permesso, ne parlerei perché se le reaction sono immondizie come <ride> le vedono in molti, io sono un brocione, dato che io stesso spesso le guardo. E molto probabilmente anche per lo stesso motivo parasociale di cui ti ho parlato prima. Manip ma sì, ma le reaction piacciono, alla fine fa ridere. Cioè, nel senso, uno le reaction le guarda perché gli fa ridere la cosa che dice la persona che le guarda. Gio, grazie per i quattro, palatino. Ma anche io ogni Tanto guardo le reaction delle persone, ma perché fanno ridere? Cioè è divertente il modo. Lo, 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 stesso, lo, stesso, lo stesso principio per il quale guardo i gameplay dei videogiochi. Ci sono persone a, cu che, che, a cui io guardo perché fanno un certo gameplay, mentre invece altre no. Ma perché mi diverto a vedere magari le stronzate che fanno durante il gameplay? Quindi dipende, cioè le reaction alla fine che sia un videogioco o un video, è divertente vedere uno che le guarda e dice delle minchiate, è un po', è un po, come, è un po come, è chiesto il permesso a Nate, C o sto cercando di intercedere tramite sedia, perché non l'ho trovato su, non ho trovato su, su Instagram, o sto cercando di intercedere tramite sedia e ho chiesto a sedia di dirgli... Se, di chiedere a Nate, adesso vedrò se riceverò una risposta. Comunque sia, dicevo, come quando vuoi cercare il, il gameplay della persona che non c'è, sta zitta e gioca. Ragazzi, porca troia, quanto è, quant è difficile. Quanto è difficile. C'è stato un periodo che io me lo, mi incazzavo troppo, non li trovavo. Cercavo dei gameplay dove non c'era nessuno che parlava. Io volevo, c'era cioè, dei momenti che volevo vedere il gameplay con il gioco e basta. Solo il gioco, non volevo vedere la cam, non volevo vedere il commento, volevo vedere il cazzo di giochi in stile. Solo che ogni volta che aprivo un video che lo cercavo, Sintera, grazie. ragazzi, c'è il cibatino. Mi partivo un video e sentivo una che faceva: Salve ragazzi, siamo qui a fare un gioco e siamo qua con Metal Gear Solid e adesso cominciamo. Cone si, cavicia. E io, Cristo Dio, chiudi subito. Ripeto, per il puro fatto che non si può né sapere l'effetto che avrà una reaction sul video di qualcun altro a livello algoritmico. Si... Toglio il volume, voglio vedere, un, voglio vedere un videogioco, non voglio vedere un film muto. sa se si ha il permesso nel reactare ai video di X persona. La cosa migliore da fare, tecnicamente, sarebbe di non portare questo genere di content se non con il permesso di chi reacti e basta. Sono d'accordo con Nate, in realtà. Sono d'accordo con lui, realisticamente parlando. Da, a parte per determinati casi in cui boh, qualcuno ti fa un video contro e gli rispondi anche se... Vabbè, dai, dai, Nate, con Maria Sofia non vale. Cioè, con Maria Sofia sono visualizzazioni facilissime, porca troia, dai, cioè. Ma Maria Sofia è nata per essere reattata, Cioè, i video di Maria Sofia sono visual e intrattenimento facilissimo, talmente facile che non puoi resistere. Cioè, il video di Maria Sofia è come una gigantesca vasca piena di Nutella che ti sta dicendo, ti prego, fatti il bagno. Cioè, è talmente, è talmente, è talmente oro colato che non farlo è quasi uno sbaglio. <ride> Ovviamente con questo non sto nemmeno cercando in qualche modo di far passare il messaggio di Si può criticare o parlare esclusivamente di ciò che ti è permesso vedere Perché sennò ci troveremmo sicuramente in situazioni in cui la gente ha il permesso di guardare il proprio content e criticarlo Ad esclusivamente chi gli sta più simpatico Oppure chissà già che darà un'opinione positiva Cosa che in realtà non faccio nomi ma in certi casi sta già accadendo Anche se allo ah, stesso, sì, che... stesso tempo in realtà il punto non è che una persona Non può criticare il contenuto di qualcun altro o parlarne senza il suo permesso Perché esiste il diritto di critica ed è giusto che sia così perché se no non si potrebbe parlare di nessuno. Ma questo è vero, d'altro canto. E meno male, altrimenti non potremmo parlare. In generale, di video. Sì, lo so, lo conosco io solo. Takuman. Eh, anche perché mi sa che è di Bologna lui, tra l'altro. Il fatto che è che c'è una grandissima differenza tra il criticare un video creando un effettivo contenuto trasformativo da esso, prendendo spezzoni dalla creazione originale per parlarne in un video separato, eccetera. Ed il puro mettere la propria webcam in un angolino, reattare a video a caso tutto il giorno e boh, fare una risatina quella. E magari aggiungere qualcosa per poi ripostare il video del tutto sui Ma perché posso farlo anch'io così? Dai, posso farlo anch'io così, le reaction, vi prego, dai. Posso fare il video, posso fare il dove guardo un video, non dico niente, e ogni X secondi faccio... Dai, voglio farle anch'io le reaction così! Voglio farle anch'io, è, be è bellissimo! Risparmi un sacco di energie, Peter Griffin! Risparmi un sacco di, 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 di materia cerebrale... YouTube con la stessa esatta cazzo di copertina con la propria faccia sopra, nel senso, lascia che mi spieghi meglio, quando si parla di queste cose solitamente se ne parla sia dal lato morale di cui più o meno ti ho parlato un po' prima, che dal lato legale. In... Sì vabbè, lato morale escludiamolo perché io non ho una morale quindi andiamo avanti. <ride> Non essendo studiato nell'argomento parlerò attraverso le mie ricerche e di conseguenza non prenderle come oro ma solitamente dal lato legale si parla del concetto di fair use. Ma meno male, se no saremmo tutti rovinati, ma senza il fair use saremmo, sarebbe rovinato chiunque, non solamente noi, sarebbe rovinato qualunque persona. Marco Merrino per dire non potrebbe nemmeno fare i video perché se non ci fosse il fair use, ad esempio il video delle pubblicità, lui non avrebbe potuto farlo senza il fair use perché sarebbe rappresentato rubare il content a qualcuno, ma meno male cioè, per fortuna. Senza YouTube chiuderebbe domani. Senza fair use l'unica cosa che ci sarebbe sarebbero gameplay. Basta non ci sarebbe nient'altro. Perché letteralmente il fair use cos'è il fair use? In, in sostanza, il, il fair use che non, non, non esiste proprio in Italia. Però il fair use è la possibilità di poter utilizzare il contenuto di qualcun altro se utilizzando quel contenuto, eh, fai un ci aggiungi del tuo. Che può essere una critica, una critica morale, una critica costruttiva, eh, un content. Aggiuntivo, eh, dell'umorismo, della satira per, per schernire in maniera scherzosa, cioè è fare contenuto su un contenuto. Non so, hai presente i video di Yotobi? Quando Yotobi faceva i video de, delle recensioni brutte dei film? Ecco, senza Fair Use Yotobi non avrebbe potuto farle perché non avrebbe potuto prendere quel contenuto dei film per farci sopra il suo contenuto. Quindi di conseguenza cioè, è una cosa, diciamo, che ti, ti salva, ti permette di salvare, praticamente, il tuo video se, prendendo un materiale di qualcun altro, puoi eh, metterci del tuo. Sì, allora, nel mio caso è proprio un, una paraculata, perché io non faccio video complessi come quelli del buon Marco Merrino o del buon Yotobi, io non sono assolutamente qui. Nel mio caso è una paraculata, <ride> Però una, una paraculata che funziona. Perché alla fine, se andate ad analizzare i video che io carico su YouTube, delle reaction, durano il doppio della durata effettiva del video, perché a metà del video io parlo e dico cose. E quindi mi salvo. Quindi mi, sal mi salvo perché. Diciamo c'è della roba ex. Fun funziona, capito? E quindi adesso staremo qua un quarto d'ora a parlare della geopolitica del paese della Mongolia occidentale perché devo arricchire il video facendo finta di stare aggiungendo del contenuto la Mongolia è un paese che confina con la Cina a Sud e la Russia a Nord prevalentemente agricolo con una popolazione in continua crescita esponenziale il settore terziario è in vasta, in vasta scesa <ride> barbabietola e canna da zucchero eccetera eccetera Angie grazie per gli ottomi <ride> industrie siderurgiche <ride> e diritto di critica ed in Italia infatti è presente il diritto di critica tutelato dal diritto d'autore e dalle leggi sulla libertà d'espressione questo diritto consente ad individui ed organizzazioni di esprimere opinioni e critiche su opere protette da copyright purché esse siano effettuate in modo lecito infatti ok allora devo pararmi il culo con Nate Nate questo video fa schifo ti sto facendo una critica ti spiego perché fa schifo fa schifo perché tu fai schifo quindi vaffanculo questa è una critica lecita è lecitissimo fair use fair use quindi sono tutelato dalla legge ci sono delle condizioni da rispettare per evitare le violazioni del diritto d'autore e qui passiamo alla parte del cosiddetto fair use che in realtà che tu ci crede o no non esiste in Italia o almeno esiste ma sì, in modo era. diverso infatti sostanzialmente è un principio legale che si applica principalmente nel sistema giuridico statunitense per bilanciare il diritto d'autore diritto d'autore e libertà d'espressione con la libertà di espressione e di utilizzo limitato di opere protette da copyright, senza necessariamente richiedere l'autorizzazione del titolare di esso. In Italia e in molti altri paesi, il concetto equivalente è chiamato uso lecito. No, vabbè, io lo chiedo sempre quindi vaffanculo, non ho alcun problema. Cioè, a me se uno mi dicesse non reactare ai miei video, non, 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 non farli, io non lo farei finita lì, sinceramente parlando, io dico. Io, io, io qui beh, cerco sempre di tutelarmi chiedendo sempre prima. Non, non, ripeto, non mi è mai capitato, ma se uno mi dicesse Andrea non voglio che fai la reaction ai miei video, io direi ok, sti cazzi, non, non è un problema, pazienza, non, non muore nessuno. Ma adesso parliamo di cose serie. Eh. Cerco un ragazzo uomo come me. E visto che non beh, ho un cazzo uomo? di voglia di uscire di casa, sfrutto la live di Andrea, contattatemi in privato <ride> per maggiori info. Va bene. Bacioni stellari, e scusa Andre, se non ci provo con te, ma sei troppo vecchio, minore 3 eh, uh, Aru me lo banni per favore, <ride> Valdo. No, no, ferma. Sto scherzando. <ride> Allora, andiamo avanti. Oh, il, il mio primo bada. No, ma non, non tranquillo, ne avrete, avrete d'occasione, non, non vi preoccupate, ci, ci, sar ci saranno delle occasioni, tranquille, non c'è problema. Per quanto... Grazie per il circo, adattino. tutte le leggi sul copyright, Ti auguro di trovare la Quindi, il modo in cui viene applicato può differire. Di conseguenza, sì, puoi reactare o comunque criticare il contenuto di un'altra persona, ma creando un contenuto a parte in cui lo fai che, che sia live. Un altro video, anche un semplice video corto, debba essere effettivamente trasformativo. E ad esempio, ah, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora, questa cosa qui mi è, cap è capitata con uno streamer abbastanza grande americano e sarò sincero, mi, mi ha un po' turbata. Mi ha un po' turbato come cosa. C'era questo streamer americano di cui non farò il nome. Che stava guardando un video di Meat Canyon, il tizio che fa i eh, video tipo horror, no? E in questo video di Meat Canyon, sostanzialmente, c'era una tizia che da Starbucks faceva tante volte il giro per ordinare un drink alla zucca fino a che non si trasformava completamente in zucca, una cosa horror praticamente. E c'era questo streamer che reactava al video e la sua reaction era: No, ragazzi, no, non, è... non ci credo che fa un altro giro con la macchina. No! No, ragazzi, non è possibile, no, non ci credo, no, ha fatto un altro giro con la macchina, Chat, no, Chat, ha fatto un altro giro con la macchina. No, Chat, no, 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 ragazzi, no, Chat, no, no, Chat. Si è trasformato. No, no, Chat, no. <ride> ma, che cazzo? ma che cazzo di reaction è quel. <ride> ma che cazzo, ma che cazzo, no, non era excuse, <ride> ma che cazzo di reaction era, ragazzi. <ride> insomma diciamo, va, va bene ok va bene oh, beh spesso i miei video vengono reactati. e hey, personalmente non mi dispiace affatto anzi però secondo youtube più volte le reaction che mi vengono fatte sia nel mio canale principale vabbè ragazzi dai però fatto però, anzi beh. però secondo youtube beh, però, più volte le reaction che mi vengono fatte ah. sia nel mio canale Dai, ragazzi per, per onestà intellettuale eh, seguite anche Nate andate a vedere i suoi video la a due gambe nodi iscrivetevi dal suo canale <ride> Il canale principale, che nel secondo non sono abbastanza trasformative, e di conseguenza mi manda la possibilità reato, di inviare un reclamo per copyright ad altri creator che tecnicamente non trasformano abbastanza il contenuto. Per quanto non lo faccia perché onestamente non mi importa più di tanto i il... danni. Vabbè, ma scusa, ma dillo, cioè, che male c'è a dirlo? Non ho capito, che male c'è. Scusa, se io facessi dei contenuti su YouTube e non volessi che qualcuno facesse le reaction, io glielo direi: direi: Ciao scusa, sono XY. Puoi non fare. <ride> Preparo subito i reclami. <ride> Ah, Sedia, se tu volessi potresti farmi chiudere il canale YouTube in 5 secondi, te lo dico. No, però, per dire, uno basterebbe dirlo. Cioè, nel senso di dire, sono XY, eh, non voglio che fai la reaction al mio canale, poi non farla fine. Cioè, basta, uno non la fa più, è finita lì. Voglio dire, non è che mi odi perché, perché ti odio Lilian ma perché anzi personalmente credo che le reaction mi siano state principalmente all'inizio molto utili perché sicuramente magari non hanno traslato direttamente in più iscritti e visualizzazioni al mio canale ma almeno hanno fatto una cosa estremamente difficile per i creator medio su internet specialmente nel 2024 mi hanno fatto conoscere da più gente e credimi che al giorno d'oggi anche il solo far sapere che esiste là fuori è una cosa difficile considerando il numero elevatissimo di persone che pubblicano contenuti online chissà se sono stato io il primo a reagire a Nate devo controllare Adesso se sono io il primo a reagire a Nate gli chiedo una quota dei suoi guadagni Di conseguenza da quel lato le reaction sono una sorta di boost Quindi è arrivato il momento di dare una risposta finale ah, a questo cosa video lì, Le reaction non ho sono veramente un problema e soprattutto Chi porta questo tipo di content sta veramente rubando visuale e lavoro ad altri creator E quindi Dario Moccia e Blur sono degli orribili ladri di contenuti Beh ad un... Meno male che non mi ha incluso <ride> Uh, meno male che non mi ha incluso a livello puramente tecnico a mio parere sì. nel momento in cui reacti ad un contenuto senza permesso e lo mostri nel suo intero senza creare un contenuto abbastanza trasformativo quindi praticamente ma, vabbè, mi fa piacere che mi, mi fa piacere che almeno non mi abbia incluso io, no. attraverso <ride> le classiche reaction che fanno tutti in stai sudando freddo è eh, un po' video sì nel suo intero, e nel mentre lo pausano e parlano quando necessario per quanto alta possa essere la qualità dei loro commentary, Sta in Oh, che carino Nate ma dai smettila di farmi i complimenti <ride> pulando visual a qualcun altro e ciò che stai facendo non è poi, così diverso dall'andare su Netflix, aprire una serie TV a caso e reactarci in live. Solo che. Sì, sì, è vero. E se reacti a qualche video su YouTube è una cosa. Se invece reacti a una serie TV di Netflix, lo prendi nel culo. Ma, lo... ma, 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 ma in realtà, lo possiamo prendere nel culo anche dalle da, da, da reaction di YouTube. In realtà. Eh. Ma tranquillamente, proprio. Cioè, se, se uno volesse che li tira il culo, potrebbe tranquillamente buttarti giù il canale in due secondi. Eh. Cioè, non è. <ride> È, 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 so, è, so, è, solo, è solo che, è solo che cioè, con Netflix è quasi sicuro che succede. Con YouTube hai la possibilità di intercedere con l'autore e chiedergli se è possibile. Ma in realtà. Cioè, a, me, a me mi hanno buttato giù il canale di YouTube, quindi, e, e non è che non sono andato a vedere Netflix, per cui a me a me, me l'hanno buttato giù per colpa delle reaction a Dragon Ball a quindi voglio dire, cioè, nel senso, io, io l'inculata, la mia inculata l'ho già presa abbondantemente. per cui... Allo stesso tempo, non credo che, almeno per il momento, nel corrente ecosistema youtube italiano, Reactare a qualcuno che hai veramente un grandissimo danno, per quanto sicuramente possa. No, un danno enorme, non credo neanche io, sinceramente. Cioè, no, non penso. Non penso ne... Sì, la tua animation mi ha inculato malissimo. Quanti iscritti avevi? Avevo 140.000 iscritti, più di quanti ne ho adesso, quindi. No, vabbè, adesso, effetti... effettivamente, in Italia, non credo, non credo, credo neanche io che la reaction causino. Questo, questo grandissimo problema però non essere presente nel senso il fatto è che su youtube america le reaction sono un grandissimo problema perché ci sono più youtuber e streamer giganteschi che passano le giornate a reactare a contenuti altrui e praticamente cannibalizzare video di gente famosa appena escono inculando un sacco di potenziali visualizzazioni quello è vero. In effetti, in America il problema è molto più espanso. Hai ben mannato qualcuno perché usavo i tuoi video. Ma no, Jonathan, l'ho detto prima: ipocrita. Ah, no. maionese, grazie per i due palatino. Ma no, Jonathan, l'ho detto prima: sarebbe ipocrita, cioè sei un ipocrita. Segnalo qualcuno perché prendi i miei video e, e io faccio la stessa identica cazzo di cosa. Cioè, sarebbe ipocrita. L'unico canale YouTube che ho fatto chiudere, ma quello era un motivo diverso, era perché c'era una persona che faceva finta di essere me. Che lì era completamente diverso. No, non è che caricava i miei video, perché ci sono canali che caricano le mie live per intero, e lì va bene anche. Ma quella persona proprio faceva finta di essere me. <ride> que quello, que quello, quello è stato un problema. Que quello, quello mi ha dato un po' fastidio, perché quello, no. Cioè, quel, cioè il furto d'identità, capisco tutto, però anche no. Quindi, nel senso, però a parte quella persona, non. non non, 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 non ho mai avuto problemi in questa cosa qui. Ma anche perché, ripeto, mi sentirei ipocrita nel farlo. Cioè. Io ne lavoro da essi sì. e credo che in quella situazione in particolare. Sì, vabbè, per, ma, ma, perché ma perché alcuni, alcuni canali di, di reaction sono, tal sono talmente seguiti che è più interessante vedere la reaction che il video originale. Que questo, questo, secondo me, è un po' è colpa del fatto che alcuni canali di reaction sono talmente tanto seguiti che è più interessante vedere lui che la reaction che il video stesso, cioè, è, è come aspettare la panna sullo strudel, non so, non so come dire, cioè, alcuni canali di reaction sono, tal, sono, sono talmente seguiti che è come aspettare che il dessert venga migliorato, però, lì, lì ti capisco, è effettivamente vero, vero, è effettivamente vero che è un po' unciulare le viso, lo capisco, eh, voi... Sì, le reaction siano un grandissimo problema. Ma non credo che qui in Italia sia presente allo stesso livello, almeno per il momento. E per fortuna sembra che, ad esempio, streamer come, non so, Dario Moccia, che ho messo anche in copertina, conoscano già più o meno i potenziali danni che una reaction possa portare. Sì, tipo Rat, anche Rat fa reaction a sua volta, quindi sì, è divertente vederle perché le fa lui esattamente. E di conseguenza spesso aspettano pure prima di farla, sapendo che probabilmente per quanto ad un livello tecnico sia comunque sbagliato, il danno algoritmico all'altro creator sarà minimo. Ed anzi, ci sono casi in cui sono piuttosto sicuro che una reaction possa essere da so Per questo stesso motivo, se non si ha il permesso di fare una reaction, credo che il minimo che si possa fare sia innanzitutto aspettare un paio di giorni dalla pubblicazione del video in questione. E magari assicurarsi e anche... di ripubblicarlo solo dopo almeno una. Settimana così da non darne. Sei anche stato troppo carino, se sinceramente, penso che se una persona non abbia il permesso di fare la reaction, non le dovrebbe fare basta. Sei sta se stato anche troppo gentile. Cioè, l'altro creator con l'algoritmo, soprattutto se questo fa meno numeri di voi. Inoltre è essenziale reactare in un modo beh, decente, non fare come i reactor famosi americani. Che credimi, se ti dico che accade spesso nel bel mezzo di una reaction. Vanno al cesso e lasciano il video scorrere, perché sennò la loro audience si incazza con loro. Perché la siamo arrivati al punto in cui spesso quasi non si cerca più, almeno di reactare al video perché spesso ciò che fanno non è niente Bella di più raga. che un watch party con due risatine e quella due commentini e basta. E per concludere vi scongiuro, spammate un po' il video i creator da qualche parte, basterebbe menzionare di andare a dare un occhio al suo canale e lasciare Funzionale, il link in descrizione. ci vuole molto, fate i bravi. Sta funzionando. E sì, non ho moltissimo altro da dire riguardo di questo argomento. Se non che tutto questo è ciò che penso delle reaction in base alle mie personali ricerche e potrei anche star dicendo stronzate, quindi ovviamente non prendere questo intero video come oro perché ci possono essere fattori no, riguardanti vabbè. il mondo delle reaction più o meno ho contato o di qui non mi sono reso conto ringrazio veramente moltissimo Sedia di aver fatto parte di questo no in realtà a grandi linee concordo con il video